buonasera! Sono un po' alto. Vediamo. Un pelino, aspetta. Ah, ok, meglio. Buonasera, grazie Butino, buonasera signor Gatto, è winner winner chicken dinner. C'ho la maglietta, se vinciamo me la vado a mettere. Grazie. Ammannaccio, signor Gatto, le si vuole bene. A lei, grazie per i suoi 2 mesi. Buonasera, un Leila? Ma siamo qui apposta. Leila. Buonasera. Benvenuti nella pausa di riflessione. Tra una puntata e l'altra di Vedo Nero in The Long Dark. Serata rilassata, rilassante. Ho scaricato PlayerUnknown da 2 mesi perché avevo voglia di riprovarlo. Pensate, è riuscito Karim a giocarci e io no, non ancora. Pensate, uno con i tempi biblici che mi batte sul tempo. Era incredibile. Non abbiamo più avuto occasione, quindi che occasione, eh? Niente zucchero stasera. Beh, possiamo sempre cantarlo mentre spariamo, eh. Molto bello The Long Dark, ma molto bello anche Subnautica. Stamattina, infatti, mi sono ricordato perché lo amo e perché l'ho mollato. Grazie a Gatsu per i 18 mesi e anche a Solox. Gattone, 3 anni. Con le origini tornano anche le partite con i sub? Si possono fare? Oste, non lo so, non credo, però... Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Perché io voglio riprovarlo? Mi sono dimenticato la sofferenza e il dolore. Ma non lo so, Gabriel, è un gioco che comunque mi dava tanta gioia all'epoca. Tanta gioia e tanto divertimento. Poi mi sono rotto i coglioni e non l'ho mai più toccato. Però mi piacerebbe tornare a quella gioia. Vabbè, ieri abbiamo giocato a Titanfall, voglio dire. Grazie mille a Marco per i 10 mesi. Ciao Marco! Rinnovate che hanno fatto partire l'hype train, questi folli. La memoria selettiva. Non solo gioia, sì, è vero, gioia e dolore, però era quella certezza PlayerUnknown che ha definito un periodo. È un periodo del canale, un periodo di... Cosa cazzo sto vedendo? Sto vedendo della gente con l'elmetto da guerra che corre verso un vulcano attivo. Ma che cazzo è diventato PlayerUnknown? Che casino, si capisce cos'è sto trailer. Grazie a Maki per i 3 mesi. Chiedi aiuto a Simone, botta di culo di Meo. Ti ho conosciuto con l'idea di PlayerUnknown? C'è stato il periodo a tappeto. Perché comunque una partita tirava l'altra. Adesso vediamo, magari ci rompiamo i coglioni con la prima. Come andiamo? Grazie a Splashy per i 17 mesi. Tutto bene. Voi? Ma figurati, Iaco, ci mancherebbe, mi sono divertito molto anch'io. Me lo ricordo tantissimo. 2017 era l'anno di PlayerUnknown, visto nascere, crescere e morire malamente. Sì, ma sai che è ancora molto giocato in realtà? Adesso non so dov'era. Però avevo visto da qualche parte una classifica. Ed è comunque uno dei giochi... Cioè, è giocato ancora abbastanza. Serata tranquilla a vedere un survivalist esperto. Quanti aggiornamenti hai avuto in tutto questo tempo? Parecchi, però le recensioni qua dicono, nella media, sia le recenti che tutte le valutazioni. Quindi, c'è uno che si lamenta dei cheater, perfetto, partiamo già alla grande. C'è una recensione negativa di uno che ha 2102 ore. Dice che dopo 2100 ore di divertimento il gioco era divertente. E poi che cosa hanno fatto? È stato bannato permanentemente per ragioni sconosciute. Ah, mazza, aveva fatto troppe ore secondo me. Non se l'aspettavano, non sapevano più cosa dirgli. Quindi l'hanno detto no, basta, fermo.
Karim. Grazie a Mastro Fenice per i 52 mesi. Karim mi ha appena mandato un meme, giusto per renderci conto. Ve lo racconto. Allora, un meme tweet che dice: io, dopo che Windows ha aggiornato, dopo che c'è stato un aggiornamento di Windows, e cerco di capire che cazzo è successo al mio setting audio. E c'è la bambina di Monster Zenko che piange davanti a un setup da streaming. Grazie a Barracude per gli 8 mesi. Superate le 2999 ore, ban automatico, anche secondo me. Anche se è per questo che ci ho giocato poco. Anche per questo. No, veramente, Windows Update è una merda, eh. Guarda che infime bastardo. Che questa è una roba che di cui voi non vi rendete conto, perché o non giocate online con gli amici che ti rispondono, oppure avete sempre il microfono al 100%, di solito con le cuffie magari è così. Dovete sapere che Windows ha il microfono interno. Vi faccio sentire. Solo che io, fortunatamente, avendo anche il mixer esterno, lo notate meno. Però in realtà è così. Guardate. Allora, proprietà. Ok, io attualmente ce l'ho a 70. Va bene? Windows, ogni tanto, oppure parte un programma che decide di fare il cazzo che vuole, fa così. E adesso voi mi sentite in questa maniera. Riabbasso. La cosa bella... Ecco. La cosa bella è che io parlo, ma non mi rendo conto di questa cosa. Non lo so, non ne ho idea, perché io ho settato una volta come Dio comanda le cose, perché so fare fortunatamente più o meno bene il mio lavoro, e quindi ho settato il microfono in una certa maniera, voi mi sentite bene, mi sentite giusto e tutto quanto. Rinnovate per l'hype train mentre vi spaccate le orecchie. Il problema è che Windows si aggiorna e sai che fa? E manda tutto a cannone o sbaglia. Adesso fortunatamente ci abbiamo fatto il callo. Però che cazzo. Il periodo in cui tutti i giochi Ubisoft facevano così. Assolutamente sì. Mamma mia. E il problema qual è? Che io parlavo, cioè parlo, quando succede, voi mi dite... Aaah! E io, che succede? Perché non lo sai, non è che Windows ti dice: ehi, guarda che ho alzato il volume del microfono, perché sono stronzo, non si sa. Grazie a Salvaway per gli 11 mesi. Ah, sì, mi ricordo. L'uomo del freeze. Boh, in teoria non più, adesso vediamo. Vediamo. Magari lo chiede anche urlando: che cazzo noi? Che è? Cos'è il problema? Dov'è? È tutto un disastro di urla. Che ore sono? Le 21, dai, avviamo questa cosa. La gestione dell'audio di Windows è qualcosa di orrendo. Sì, è vero. Quella del Mac è straordinaria in confronto, però non ha determinate opzioni che invece ha Windows, quindi non c'è chi vince. Grazie a Darkbats, semplicemente grazie. Ma a lei, Darkbats, grazie mille per i 12 mesi. C'è una cutscene? C'è una cutscene, non so cos'è, una cutscene? Si vede? Si vede o non si vede? Non si vede. Boh, perché? Si vede, si è persa, niente, scusate. Madonna, ma lo stiamo facendo veramente. Cosa... come sono vestito? Ma scatto? Sì. Come mai? Va a 25 frame. Che succede? Ostia, PlayerUnknown? PlayerUnknown mi fa scattare la live? Ma questo è un twist. Grazie Hitgold per i 52 mesi. Ma veramente? Magari è solo qua, poi in game non è. Random map, toh. Come si fa? Ah, così. Quante ce n'è?
Ero rimasto a due. Vediamo. Ah, sì, vediamo poi in game. È troppo anche per la live. Scatta, scatta, lo so, lo so. Chissà se in game migliora. Sai perché? Sai perché? Perché c'hai i frame limitati. Sono un genio. Sì, inizia però. Cioè, allora, frame illimitati nel menu. Ho messo team? Vabbè, adesso lo tolgo. Scusatemi, ma quanti cazzo sono i frame per far scattare la live? Ah, cos'è, 8000? Siamo in squad? Sì, siamo in squad. No, ragazzi, scusatemi. Non c'ho te, non mi piace giocare in squad. Sono una sega, non voglio portare la squadra giù con me. Grazie a Laimondo per i 5 mesi, eh? Nico, buonasera gatto, purtroppo oggi mi sono svegliato con 38 e mezzo di febbre, per fortuna tampone negativo, a posto. Potrebbe darmi una sovvenzione per guarire più in fretta? Certo, ti do una spintarella. Che poi, scusami, non avevo già cliccato prima. Ma perché sti sottomenu per scegliere la modalità di gioco? Ma poi posso essere un po' più bellino, mi faccio schifo. E grazie a Nero Mrito, sera gatto, si batte Royal oggi? Se riusciamo, volentieri. Passa velocemente da costume all'altro, se non ti... Ma sì, ma non mi rompere le balle. Cos'è? Perché c'è questo simbolo? È una roba bannata. Che vuol dire? Mamma mia. Dai, accappatoietto di Twitch. Bello. Questo? Ah no, ok. Questo. Torso. Ma sì, dai, accappatoietto di Twitch. Dov'è? C'era la canotta, la maglietta, ecco qua. Soprabito, giustamente. Eccolo lì, bello. Rosetta. Rosetta tenente al coso. Ma mi ha tolto la camicia sopra? Ah, sì, mi ricordo. Ah, devo fare equipaggia. Ma scusatemi. Per bacco. Tiè. Vedi, vedi, vedi. Bello lui. Poi gambe. Ovviamente. Piedi. Ah, ce l'ho già, le samocche. Perfetto. Guanti e cinture, non mi interessa neanche, però va bene. Multislot. Eh no, questo non va. Boh, bello come il sole. Astragon, buonasera gatto, le si augura una buona live. Altrettanto e grazie mille. Sono fico? Solo. F-p-p. Vai. Ok, adesso sembra tutto liscio. Puoi andare in guerra in quel modo, ma che ti frega, tanto devi morire, almeno muori comodo. Luca ha dato una battle royale, modestamente. Come mai PlayerUnknown? Perché... Non lo so. Perché l'avevo scaricato da una vita e volevo una scusa per... Scusami, ma non posso non avere lì in alto i dati, che adesso non posso far altro che guardare lì in alto. Il ping, i pacchetti... No, no, devo toglierla. O sparisce dopo sta roba qua? Come si fa? Lo voglio... No, non riesco. Non posso non guardarci poi. Dove sarà? In audio no? In gameplay? HUD slot arm? No. Grazie a The Light per i 25 mesi! Limite kill feed, non so cos'è. Ah, la gente è morta. Sfondo della bussola, tasti a schermo, funzionalità. Conosco il proprietario, ma certo. Ricarica automatica. Deathcam, rete. Oh, ecco qua. Via. No, non si toglie. Oh, disabilitato, te. Perfetto, mi dava fastidio. Però l'audio non si sente. Non si sente l'audio, quindi dobbiamo aumentarlo, no? Boh. Si sente poco, però. Vabbè. Ci farò l'abitudine. Grazie The Light per 25 mesi! E i Thermos per i loro cazzi grossissimi! Buonasera! Lo stile non va a pile, ma va a... Ma scusa, in 60 persone? Avvia la partita con 60 persone? Pochette? No, dai, 70... 98! Ma l'ultimo sono arrivati!
Ma questi pensano di essere su, su cosa? Su, su eBay, che hanno sniperato all'ultimo. PBGs? I PBGs? Fever night, fever. Anzi, player night, player night, player. L'avete capita? Allora, salta, non ti fermare. Ma dai, ma si vedono le vergogne. Andiamo lì nelle risaie. Si poteva anche andare più veloce. Non mi ricordo un cazzo. Qui il paracadute si apriva da solo o bisognava fare un terno al lotto? Come funzionava? L'aereo è diventato più bello, finché la gente non si dà fuoco per dar fuoco all'aereo. No. Ma già l'HUD mi sembra tutto strano. Discesa rapida, plana, left control. Ah, ok. Fortnite per adulti. No, Fortnite per gente che non ha più voglia di giocare. Boh, vediamo un po'. Che capitombolo. Qua mi sembra tutto ok. Come va il frame rates? Benzina, non mi interessa. Però il cappellino sì. Ah, con la F era. Vabbè, mi insinuo. Allora, F, F. Perfetto, la crowbar. Ma sì, fa sempre bene avere una crowbar in tasca. Ma l'audio veramente non sento un cazzo. Boh. Ma cos'è? Dimmi che posso guidare l'ape. No, il tuk-tuk si chiama. Il tuk-tuk. Costoletta, 21 mesi, come i 7 nani, per 3, confermo, sono uno che sa fare i conti, e quello era uno dei conti che so fare. Ho capito, ma mi dai un'arma? Oh. Sparano. Sparano, ma non abbiamo paura. Sparano molto vicino, un po' di caghella ce l'ho. Mirino buono, painkiller buono. Sì, mi... La pistola. Ah, sì, mi ricordo. Ma che figata. Technical issue, ma secondo me non dovrebbe neanche far vedere niente quella TV qua. Vabbè. Allora. Popom. La porta era impertinente. Questa è casa mia, entra. Sì, esatto, hai visto, è fatta di vimini. Grazie a Mirko, finalmente dopo tanto si torna su bar, si è sempre seguito anche nei momenti giù, con il cuore, ma anche con ficcanza, che anche se solo con... Non ho capito niente. Anche se con le sub meno, mi facciano in bocca al lupo a caso, va bene. Tanti auguri allora. Grazie. Grazie a Sgarabello per la sub e la costoletta, che ho già letto. Sì, però non so. Ah, questa è per la pistola? Ganzo. Ma me l'ha già infilato? No. Cazzo, ma quanti slot per la pistola? Bellissimo. Sì, però, sacchetto della scolassa. Ma io non... Si chiude la zona in 40 secondi, vediamo. Siamo belli che dentro. Ma io ho trovato una sega. Oh, ecco qua. Il Vector. Azz. Chi spara qua? Però colpo singolo. Come si cambia? Non così. Non così. No. Ah. Ok. Così. Posso mettermi l'ottica? Ma allora fenomeno, guarda. È vinta, è vinta, è vinta. Sentivo sparare di qua. Vado, ammazzo e... Ah, ci sono i tasti sopra di me. Perché? Vabbè, meglio così. Ma non ho capito, perché state chiedendo di Karim? Karim non c'è. Ve l'avrei detto se avessi fatto una live con Karim, non credete? Anche io me lo tengo come segreto da custodire. Che paura! Di qua. Ma dov'è? Yes! Torniamo indietro nel 2017. Grazie a Marlon per i suoi 5 mesi. L'M16 era buono? Pare di sì. È buono il giacchetto? No, niente giacchetto.
Allora, facciamo così. 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 Dov'è? Bitch! Vector. Oh, ostriche. Grazie tanti per i 5 mesi. Dov'è finito il mirino? Non mi dire che devo riprendere in mano il mirino, però che due merdate di stronzata stupida. Perché i colpi del Vector, che, con che colpi ci vanno nel Vector? I 9 mm? Qui i rossi, questi qua. Ah, F non è, giusto. Grazie. Aspetta che non so dove devo andare. Oh, comunque sono morte solo 10 persone, eh? Per pochette. Vabbè. Sento come se avessi appena iniziato a seguirti di nuovo. Oh, ragazzi, 2 kill. Io direi che va bene. Ok, giusto, non ho cure effettivamente. Com'è che ci si curava? C'era un tasto per curarsi. Si rompono le porte! Com'erano bot? Ci sono i bot? Ma non penso... Le bot fanno questo? Questi lavori qua? È stato divertente però. Hanno messo i bot. Ho capito, ma io sono comunque di livello in alto, credo. Dici che mi metti comunque con i bot. Con quei nomi i bot non penso. Non lo so, non lo so. Cioè, può essere. Che bello. Ma sapete che hanno cambiato nome a Cousin Royale? Mi sa che sono un po' troppo sprovveduti. Non lo so. No dai, non mi dite. Cos'è? Striscia chiodata per le macchine. Bello. Non ho la padella. No, non ditemi che ci sono i bot. Al tuo livello non ci sono. Non lo so. Cioè, in teoria me lo dice a che livello sono. Però ne ho fatte di partite. Forse perché è tanto che non giochi. Ho capito, ma boh. Vabbè. Se lo dite voi, mi fido. Quindi abbiamo ammazzato solo bot, dite? Non dipende dal livello, ok. Ok. Sì, però non sto trovando neanche un cazzo di livello 2. Ah, che due maroni. Ma se sono nuovo a livello basso i bot ci sono sicuro. Ah, vabbè. Sono un po' dispiaciuto, sono sincero. Un choke. Cos'è sta roba? Non lo so, tira su. 8000 colpi del car non mi servono. Cambia caschetto. Ma il mio è di livello 2. Non è meglio di livello 2 anche se è rotto? Del livello 1? Vabbè, mettiamo livello 1.
Così giorni Cousin Royale, bravo. Hanno cambiato nome e infatti mi sono trovato in libreria sta roba che non riuscivo a capire che... Olla! Sono trovato in libreria sta roba. Ma che cazzo è sta porcata? È figa, era Cousin Royale che ha cambiato nome. Una roba incredibile. Siamo pieni di merda. Vabbè. Sono io il vero bot. Tozu! Sono nato finalmente, visto che sono precoce, voglio chiedere una benedizione per la prossima sessione d'esame. Come sempre, minore di 3. Grazie mille e tanti auguri per la prossima sessione d'esame. Ah, sai che ha ragione Pacca, ma infatti è lo stesso pensiero che stavo avendo anche io. Probabilmente, visto che eravamo in 60, i 30 che ci hanno fatto raggiungere i 90 giocatori erano bot. E questo zoomava, no? Zoom, zoom. Sì, effettivamente sono un po' sprovveduti. Dai, però, che tristezza. Hai cambiato 3 mesi fa il nome di Cousin Royale. Ho capito, me ne sono accorto... No, me ne sono reso conto un po' di tempo fa. Però, non giocando a giochi che me lo ricordassero, non ne ho mai parlato. Zoom, zoom, zoom. E zoom, 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 zoom. Ah, zoom, zoom, zoom. Questo è il 4x. Me ne sbatto del 4x. C'ho il 6. Cos'era quella roba lì che ho sentito? Un altro Ola. Cartucciera. Ma scusami, se io faccio così. Cartucciera, ma... Ah, no, non è vero, perché c'ho il pisello. Ok, niente, allora. Niente, niente, niente. 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 Vabbè. Non è vero ritorno se non giochi la prima mappa del gioco. Ho paura di non trovarci giocatori. Ho messo randomico per quello. Quanto vecchia pubblicità di zoom zoom zoom. Stiamo giocando a PlayerUnknown, Prolzi. Cioè capiscimi anche tu. Qua è una frag. Che storia. Granata diversivo. Vabbè. Cos'è? Zaino livello 3. C'è uno. Non lo sento più. Liscissimi tutti, gatto. Che figura da merda. Boom! Sì, però uno mi ha sparato qua, l'ho sentito. E adesso sta arrivando la zona. Devo uscire. Non mi attira l'idea. L'augurio a noi per questi 2 anni, ma la segue da molto di più. La sua live mi risolleva dopo triste giornata per le nuove misure in FVG. Che cos'è? Però io ho sentito sparare da di là. E non ho l'high ground qua. A meno che quello cos'è, un giocatore? No, no, vero. Tua nonna lurida! Questo era un bot tantissimo. Quello era un bot. Palese. Questo mi caccia pa. Questo mi caccia pa. Com'era il tasto per curarsi? Non mi ricordo. Vabbè. Non c'era un tasto per curarsi? 9 e 0, ok, grazie. Non mi ricordo, purtroppo.
Non era un bot. Che, per, sulla base di cosa lo dite? Eccolo. Lo sento qui. Faccio la merda, lo aspetto. Non so se mi sta cercando o se sta lootando. Si è alzato. Non so se è qui o dietro di me. Cazzo! Cazzo, l'ho mirato a tanto così. Oh! Top 20, eh? Che? Normale. Che è la soddisfazione della partita, mi deve chiedere. Allora, questa partita ti è piaciuta? Poco? Normale? O bene? Porca mia. Però non male, eh? Siamo ancora in forma. Allora bisogna capire adesso sta cosa dei bot. Però io non posso scegliere la mappa. Ah, c'è quella stagionale oppure random? E niente, ci inculiamo, va bene. Hai beccato un player? No, sono stato coglione io, perché era palese che fosse lì in circolazione. Sono andato un po' troppo garibaldino e soprattutto senza mirare. Kenning, che dire, sono 4 anni, aggiungere frasi strappalacrime sono veramente... Non so veramente che dire, forse sarà un'ovvietà, ma grazie di farci divertire con i suoi video. Grazie mille a lei, Kenning, per essere qui da 48 mesi, sono veramente tanti. Ci saranno sempre 30 euro? Oddio, non lo so. Sai che però non ti consiglierei di comprare PlayerUnknown oggi perché stanno lavorando sul seguito. Quindi non so. Ecco, anche PlayerUnknown, secondo voi ha senso un seguito? Hanno messo anche... Guarda che veramente è diventato Fortnite dei poveri adesso. Lo schermo con le robe, i balletti, le putanate. Ma... È sul pass. Sì, ma non su console però. Cioè, scusami, non su PC. Ho saltato una sub. Terry, è vero, e sono 9. Posso chiamarla Papi? Può chiamarmi Papi, Papi Ciulo. Grazie mille, Terry. Perdonami, ero in partita. Per tirare su due soldi ha senso. Ma non lo so, secondo me va bene come rilancio fare PlayerUnknown 2, tra virgolette. Perché ormai è morto. Cioè, è giocato. Non ho visto adesso quanti bot hanno messo. È giocato, per l'amor di Dio. Però... Scusami, questa non è la mappa originale? Sì, c'è Pochinki. Scendiamo a Pochinki? No, allora... Deve uscire adesso il seguito per mobile. Ma avevo letto che usciva anche il seguito... per... Cioè, quello classico. Non sono stati i miei 20 euro peggiori spesi per giocare. Veramente? Come mai, Peppe? Allora, al di là di tutto e i problemi che ha avuto, però io mi ci sono divertito. 300 ore mi sono fatto. L'esperienza insegna, no, le città. Vabbè, ma... oh. Prima siamo morti ventesimi, adesso invece... Azione! Azione! Dai! Rompiamoli questi culi! Culi nudi! Scusa, ma non scende nessun altro?
È mia Pochinki. Perché nessuno scende a Pochinki? Nessuno è sceso a Pochinki? Ma è possibile questa cosa? Esco asse che vuoi. Però non... Vabbè, chi è lui? Ma aspetta, ma io l'ho già visto quest'uomo. Non è un attore? Cos'è questo? Chi sa il russo? Cosa c'è scritto qua? Perché non c'è nessuno. È nessuno che gioca proprio. Vai, pistola e granata a frammentazioni. Ma non scrivete cose a cazzo, per favore. Vi ho fatto una domanda. È un attore che tra l'altro ho già visto. Cos'è quella con impugnatura leggera? Era tutta glitchata di merda. Taniche di benzina. Ma perché me le spammano ste cazzate? Mirino laterale. Là, per fare i fenomeni. È quello che ha fatto Thanos? No. Quello che ha fatto Thanos è... Coso? È quello che ha fatto... Anche Deadpool 2, che non mi viene. Mi viene uno e mi viene anche l'altro. Somiglia a quello che ha fatto Stranger Things. No. Come cazzo si... Ah, è un attore. Grazie alla Roby per il raid. Zucchero Fornaciari. Non credo, non credo. Josh Brolin. No. Vabbè, non importa. Vabbè, prima mai, adesso il giubbino. Granata a frammentazione. Sì, ma c'è un cazzo però, scusami. Pochinki, Caput Mundi, non c'è una sega. Ho capito io. Vabbè, ragazzi, basta scrivere nomi, per favore. Basta. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Che palle! Confermo, confermo. Confermo che palle! Allora. Poi ve lo trovo quell'attore lì. Ve lo trovo e vi dico: ah, hai visto? Ostia. Oh, ma siamo fuori dalla safe. Mi sbrigo. O se no basta trovare un mezzo di locomozione qua. Che cazzo me ne frega. Ma posso trovare qualcosa di effettivamente utile? Ma... Scusatemi. Hanno nerfato Pochinki? Che merda è? Non è possibile. Vabbè. Io non ho raccolto la lupara prima. Forse era il caso di prenderla. Cos'è? Sono i pezzi di cose. Ecco perché non viene nessuno. È certo. Lo sanno perché loro ci giocano. Ma come cazzo è possibile? Una delle... delle zone più gettonate del gioco mollata così. Ma è che non è veramente possibile. Ah, un elmetto. Finalmente. Una matriosca. Li tiro quella. Oh, un elmetto di livello 2. Dai, la fortuna inizia a girare. Praticamente fatta. Questa cosa cos'è? Il Thompson fa cagare. Il Thompson, vabbè, meglio di niente. Guarda, lo accetto. Entro nella famiglia della Thompson e faccio il mafioso. Però non ancora perché non ho, no, non gli vanno i mirini al Thompson, è vero. Ascolta, tiro su anche la lupara. E che dobbiamo fare? Solo che adesso non ho preso sul duck. Silenziatore. Magari ci torna utile dopo. Qua bombardano. Vabbè, Gesena motoretta calcossa. 30 secondi. Vabbè che in realtà siamo anche abbastanza tranqui, eh. Abbiamo il Thompson, voglio dire. Praticamente risolta.
In realtà dobbiamo fare tutto sto giro qua e arrivare qui. È vinta, dici? Anche secondo me. È incredibile come non ci sia una macchina intorno qui. Matteo, 23 mesi, grazie! Sono entrato in bombardamento anche, ma sì, ma chi se ne frega. Crepi l'avarizia. Il sapore che ti vizia. Ok, è finito il bombardamento. No, si pronuncia Aigo. Una camionetta? Oh no, si guidano queste cose qua? Un mezzo anfibio. Figata! Ci sono i mezzi anfibi? Bellissimo. Mi sa che però non... No. Ma vado a piedi. In realtà volevo andare a piedi. Volevo farmi una bella passeggiata. Infatti speravo di non trovare un mezzo qui. Nuova questa zona comunque. Bello, bello. Vedo migliorato. Allora, devo dirti questo. Per carità, ho cambiato PC. Però stiamo streamando da mezz'ora ormai a 60 frame e devo dire che mi sembra perfetto. Gira veramente... Allora, forse lato ottimizzazione qualcosa hanno fatto. O forse no, che ho il PC nuovo. Cioè, almeno lato... E ho la distanza di render al massimo. Quindi io vedo un nemico anche mentre a casa... Cioè, io praticamente, quando vedo un avversario, vedo il ragazzino con col mouse. Per l'audio, invece... Allora, anche qui c'è stato un grosso cambiamento, lato mio, Riccardino, perché su consiglio di Giorgio, di Power, non ho più l'ausilio del 7.1, ma dell'audio stereo. Ok? No, Gabriel, fidati. È fatto col culo. Infatti, l'ho avviato con molte remore. Vabbè, siamo salvi praticamente. Perché PlayerUnknown e altri giochi non hanno l'audio 7.1 o 5.1, si basano sullo stereo. Grazie a Barrock, bella lì, grazie di tutto. Grazie anche a lei per i suoi 36 mesi. Quindi è meglio stereo che 7.1, esattamente. Fortnite mi scatta, è vero. Fortnite mi scatta. E neanche al massimo, non so come mai. C'è qualche incompatibilità che mi sfugge. Che tra l'altro, quando ci ho giocato a Fortnite, cos'era? La settimana delle Battle Royale di Karim? Io non stavo registrando, Semplicemente ci giocavo e scattava. Boh. Devi cambiare la batteria della telecamera come 2017, no. Ma già da allora avevo comprato il cavetto, no? Usavo l'RTX su Fortnite. Mi fai una domanda a quale non so rispondere. Mi pare sì. Copro la mappa, sì. Così non ci sono gli Steve Snipers. I Wesley Snipes non ci sono. Te. Cos'è? Ma si può... Ma scusami. Giubbotto livello 2 ce l'ho già. Mirino livello 4. Sì, ma è una merda tutto. Cioè, si può. C'è uno in macchina. Lo ammazzo, figa. Mi spacco la faccia. Aspetta, come esco da sto incubo? Ormai è già andato via. Ha cambiato gioco lui ormai. Ha fatto bene. Un medikit. Sì, è livello 2. Come ha fatto il giubbotto di livello 3? Sai che non me lo ricordo mica. Ma tutte queste scritte in russo? Ho finito lo spazio. Cos'è successo al gioco in questi anni? Cosa hanno fatto? Io non so. Oh, cazzo! E bavangulo! Te! Cazzo dei cazzi! Sei per, dammelo! E il silenziatroie, e il caricamerda, e il cazzillo lì che non so che cos'è. Come sai che si fa adesso? No, e se io voglio fare così... Come miro col mirino l'altro? No! Aspetta, ci sarà scritto. Alt.
No. Ok. Madò, guarda che roba skei. La pettene! E dai! E no! Cosa c'era in bagno? Non lo so. Ci sono sempre state le scritte in russo, ma sai che mica mi ricordo. Finita. Andata. Persa. Ma va là, va là. Scapusso. Me ne bevo un'altra. Alla vostra. I see the bed. Che vuol dire? Attracca? Posso salire? No, perché è passata veloce. No, fenomenale! Veramente? Che paura! Ma che cazzo mi stai dicendo? No! E mi porta lì? Oddio, non mi porti in mezzo alla zona, vero? No, 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 no! 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 No, nella zona no! Nella zona no! Nella zona no! Nella zona no, fa male, fa male! Ah! Wow! Uno da qua sono figa, il signore dei cecchini. Sento delle botte ogni tanto. La gente che nuota quella? Mi sa di sì. Prese imprendibili però. Quando è che posso scendere? Ma mi rifà il giro? Tuffo. Hopla! Aia, occhio! Cazzo, deve far malissimo una roba del genere. Colonnello, non ricordo il mese, quindi scrivo a Macca Banane. Anche a lei, colonnello. Anche a lei, e grazie. Però c'era gente in acqua, se non ho visto male. Ah, sì, mi ricordo. Guarda che storia da UFO. Bellissimo. Solo che mi sa che non faccio tanto male quanto il car con questo. Anzi, mi sa proprio per il culo. Cos'è? Non voglio che dopo mi corrino in culo qua. Questi mani... Non vedo. Sul ponte? In baracca? Cioè Pierin che fa la cacca. Cosa sei questo? Bello, lo uso. Sicuramente lo uso. Te. Cazzo, non ho colpi però di questo. Che colpi ci vanno? I 5,56, quei verdi. Boh. Quei verdi. Mi sparano. Io sono pronto a tutto, cazzo. Airdrop.
Sono sopra la minimappa, ragazzi. Vabbè, non muore nessuno, dai. A parte i nostri avversari. No, in realtà di sta partita... Ah! Allora, secondo me era un bot. Oppure l'ho preso alla sprovvista. Cazzo, giubbotto di livello 3 è l'amico qua. Forse era lì, si è proprio cagato addosso perché ho urlato. Può essere. Può essere per quello, vero? Ok. Allora. E io ho paura per gente che mi corra nel culo. Sì, però si può mirare così, porca miseria. È che non mi ricordo di premere Alt. Faccio così. Così, lo tengo così e poi eventualmente premo Alt. Sì, no, ma sicuro mi farà morire sta cazzata. Oh, top 30 intanto. Il gatto terrorizza internet. Per sicurezza, va là, tanto. Grazie a Joker di Spade. Ciao gatto, sono 2 anni e niente, sono sempre più felice di essere dalla parte... No, di essere parte della tua community. Prossimo traguardo 25 mesi, ovviamente. Che paura, come il Natale. Grazie mille. Sono molto contento. Grazie anche ad Ale. Bello PlayerUnknown, ma quando The Quilling? L'hanno chiuso. Ma sai che... Allora, io volevo registrare un video su The Quilling perché hanno fatto una nuova modalità, no? Con una partita al giorno, le altre le paghi. Da quello che ho capito. Da quello che ho capito, è uscito solo su console per adesso quell'affare lì. Su PC ancora no. Ha tirato 2 belle slappe quello, però, Ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Cazzo! Stanno sparando tra loro. Perché? Basta, basta. Quanto rinculo fa sta arma comunque. La mettiamo. Ah. Ah. M'ha preso. Ah. Nel culo. Sia morto? Basta spararmi! Stronzi! Ma dove cazzo era? Che non l'ho visto! Top 15. Voglio vedere. Ma non mi rompere le palle. No, scusa, ho cliccato deathcam, non me l'ha fatta vedere. Fai vedere adesso? Ah, eccolo qua. Ma guarda dove ero.
tutto nudo. Sì, anche questo c'ha delle mani veramente de merda, poi lui. No, cazzo, un metro più avanti ero vivo. Ma sono stato ucciso da una pippa, però, eh? Porca vacca. Va bene. Si avvicina l'ora dei pro. Dai, che sono nemmeno un quarto. C'è questo silenzio. Perché ho tolto la musica nella lobby? Perché facevamo un casino terribile. Livello 91, esatto. Oh, comunque, top 20, top 15. Per me va bene, eh. Ma cosa fa? Arriva e spinge? Ma che maleducato. Signor Scatti, non è che era su console? Io ce l'ho quella maglietta con scritto winner winner. Nella vita vera, però. C'è il crossplay? Mossa di judo. Ah, c'è il crossplay? Però non me lo dice. Cioè, non c'è scritto da nessuna parte. No, no, non mi ha ucciso un cheater, per l'amor di Dio. Mi ha ucciso uno da PlayStation. Ah, solo tra console, ok. Però sembrava effettivamente, adesso che me l'hai detto, uno che giocava col pad. No, no, quello del telefono dovrebbe essere proprio un'altra roba. Comunque una pippa, ma era a livello 91. Strano. Boh. Sono ancora orfano di SOS. Che bello, SOS, che bello. Magari su PC col pad. È possibile, infatti. Che palle, però non ho vinto, non me la posso mettere. Però mi ha aperto la porta, ecco perché sentivo gli spifferini. Adesso c'ho la caccona, c'ho. Pocinchi, giusto? Sì. Siamo a casa. Siamo a casa, Ciube. Anche questo molto 2017, eh. Porca troia. Questo vai di Pre-Unknown, quindi. Guarda, ti dico. Mi sto divertendo. Non sto passando del tempo brutto. Comunque devo andare a fare la cacca, ragazzi. Adesso mi ha aperto del tutto la porta, devo proprio farla. Allora, facciamo così. Mi metto in safe. Cazzo, c'è uno. Vabbè. Salgo sul balcone. Sul balcone. Dai, quasi. Mi metto in safe. Vado in bagno al volo. Faccio quello che devo fare e poi la vinciamo. C'è uno qui sopra, porca puttana. Colpo alla testa con un pugno. Da what the fuck? Niente. Allora, la faccio ripartire. Vado in bagno e torno. Vado in bagno e torno. Vado in bagno e torno. Se si sbriga il caricamento, mi scappa la cacca. Va. Oh! Vai. Arrivo. Riccardo, dai una vestita, Mancio. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ah, sì, mi ricordo. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore.
Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia. 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 Ma di già! Ma sono morto annegato? Ma io non... Ma io pensavo ci mettessi un altro po'! Scusatemi. È che per un attimo mi sono trasformato in un aerografo. Eccomi qua. L'acqua, brutta storia. Cos'è successo mentre ero indisposto? Grazie a Marco, che ha regalato la sub a un botto di gente. Grazie mille. E grazie a Berto per i 40 mesi, a Torres per i 32 e a Rega per i 15. Buonasera Gattone, mi mancava questo gioco, anche a me. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. Come c'è stato anche un sondaggio? Ma oh! Ora non può andare a fare la cacca! Però l'ho fatta. Ho spruzzato. Infatti mi sembrava strano, uno spifferino. Sono sensibilino. Paolo non fa la cacca mentre gioca, per forza. Lui è pro player, sa tenerla, io no. Che ti devo dire? Io non riesco proprio a tenermela la cacca.
Una volta sì, da piccolino sì. Ah, sì, adesso mi ricordo. Grazie a Nico per i suoi 3 mesi. Ed Eisen, ciao! Ciao, grazie per i 5. Casa nuova con riscaldamento a pavimento. Mamma mia, che bello. Ah, sì, mi ricordo. Un buco sotto. Ah, dici che città? No, ma in realtà è già da anni che è così. Dal liceo. Dal liceo ho detto, ma perché me la devo tenere? Vado in bagno e la faccio. E quindi ho iniziato a farla nelle turche, ho iniziato a farla dappertutto. Che la trovo una cosa anche abbastanza sana. Mi scappa, la faccio. Boh, che così dopo mi godo il resto della giornata. Le turche è brutto. No, ho detto che è bello. Questo pavimento, beh, non è neanche stato necessario farlo, ecco. Via la cacca, via il dolore. No, è che star lì, poi dopo concentrarti. No, devo tenerla. Ma no, vado a farla. Perché è brutto, scomodo. La turca, dici? Sì, vabbè. Ribadisco, cioè è una roba che si fa. Te. Così. Ma vabbè. Giusto per avere qualcosina. Buono. Ho finito una cosa di caricare, ma vabbè. Non volevo prendere quello, ma ok. Sapete comunque che non mi è dispiaciuta questa... No, ho sbagliato. Non mi è dispiaciuta questa serata a Malcar. Su PlayerUnknown. Sgasa. Non me lo ricordavo così lento. Sì, quello sì. Questo è il Musin, non è il nostro prete. Se ci piglio prossimo giro. Grazie a Kio per i 20 mesi e Sniper per i 12. Siamo a 12, auguri a lei. Grazie. Questo è stronzo. Anche secondo me è un bot. Però pensavo girasse. Mi sono divertito, ho passato una bella serata, ce la siamo chiacchierata, abbiamo ricordato i vecchi tempi, le troiate, va bene, dai. Siamo tutti fuori di testa? È. Palace, ciao gatto, buon sniper rate, grazie mille, anche se non ho ancora sniperato nessuno. Ah, sì, mi ricordo. Cosa roba da matti qui? I see the bad moon rising. Manus, grazie mille. Ce li ho già. Adesso parte Manus. Non tema. Thank you.
Thank you. Buonasera gatto, grazie di avermi riportato indietro nel tempo con PUBG. Le chiedo una benedizione per il colloquio di lavoro di domani. Grazie e una buona serata. Altrettanto e tantissimi, tantissimi auguri per il colloquio di domani. Sicuro vinta questa. Coprifiamma me lo possono infilare nel culo, niente. Zona rossa attivata, suona male di questi tempi. Stavo leggendo, tra l'altro, che ormai siamo messi sempre peggio qua. Siamo belli saturi con... con i cosi. Con gli ospedali. Correggetemi se sbaglio, l'ho letto in realtà su un articolo di giornale, adesso non mi ricordo qual era il giornale. Che non sempre garantiscono, purtroppo, non sempre garantiscono corrette comunicazioni. Ma è sempre il tipo di prima? Secondo me sì. È morto. No, non a Padova, in generale. Se c'è uno. Scappato via, mi sa. Ah. Non ho capito. Di quanto l'ho mancato? Scusami, gioco, non ho capito. L'ho visto. È stato molto divertente. Ok, ho capito. Scusami? È morto? No! È bavangulo! E il suo compare dov'è? Sarà lavato dai coglioni. Vado. Rossi da domani. No, ma tante regioni stanno diventando rosse. A parte la cosa, l'isola, però quella in alto, non quella in basso, che è la Sardegna. La Sardegna bianchi. Fanno un po' l'Australia della situa. Basta che chiudono i confini, tranqui. Sardegna bianchi, no? Beh, è sempre lui, se mi piace pensare di sì. Sardegna è poco popolosa, sì, certo. Non lo so. Non so proprio cosa pensare. Ho visto la Germania, chiusa. Francia, chiusa. L'Inghilterra, vabbè, fanno i birbanti, ma da quello che ho capito anche loro non se la passano benissimo. Fa strano che l'Italia non abbia quantomeno pensato a fare una chiusura un po' più importante delle zone del cacchio. Però, oh. Cosa ne so io? Non sono mica virologo. Non lo so, Gabriel. Non lo so. Perché hanno detto zona rossa, mi è venuto in mente. Perché purtroppo sono tornato di nuovo in quel loop in cui i consigliati, mentre faccio la cacca, i consigliati delle notizie sono tutti sul Covid, tutti su ste robe qua. O quello Sanremo, voglio dire.
Di Sanremo non me ne sbatte un cazzo. Cosa... fermo qua. Tornata bomba le notizie, veramente, sì. Ma è sempre lui. Ma dove va? Non so. Da quando hanno aumentato i vaccini in Inghilterra sono calati un botto. Bene. Benissimo. Test drive sto facendo. Cos'è questa roba incredibile da Rambo? Aspetta che questo sicuro me lo posso infilare. Ma ce l'ha con me che mi segue da inizio live? O è uno di voi? A guerra? Sono pronto. Bastardo. Io sono scoperto come una merda. Cazzo. Ho paura di essere investito. Si è spostato? Non ho visto se si è spostato. Eccolo lì, sì. Ma ho capito, ma è scemo o è un bot veramente? È un bot, si è castrato, guarda. Finale. Va bene così. Va bene così. Però sai che mi sono veramente divertito. Cioè, allora, stronzate a parte, non mi è venuta voglia di disinstallarlo, sapete? 69 come il sesso, va bene. Mi son divertito. Eri più alto in classifica quando sei annegato. Ma, boh, non lo so. Adesso non so se lo rifarò in live, per carità. Però, quando Kerim ha detto, l'ho giocato, che merda, oh, che skill, il peggiore. Cazzo, se invece mi son divertito. Apex, ragazzi, se non mettono le solo, per me è un gioco inesistente. Sembra... cioè, mi sono divertito. Ho passato un'oretta tranquilla. Beh, ma io mi sono divertito. Vabbè, meglio così. Ce la siamo fatta, è passato il tempo. E via. Ma buono, buono. Allora, ragazzi, io vi auguro buona noce. Ricordatevi del ritmo. Quello della noce. Noi ci vediamo domani mattina con Subnautica, ficcantissimo. E domani sera non lo so, Tanto rilassante, dai, magari lo riproponiamo. Bello, bello. Sono contento. Buonanotte, buon Sanremo se volete vedere Sanremo, o se no, cazzi per tutti. Ciao belli.